primi giorni a Pescara, come ti sei trovato intanto nell'ambiente, un ambiente che è da ricompattare per cercare di risalire la china da questa classifica che dice che il Pescara vive un momento difficile? Sì, prima mattinata, il primo impatto è stato positivo con lo spogliatoio e con gli altri ragazzi, e per cui penso che già che ci sia positività in questo momento fa ben sperare per il futuro. Ecco, c'è da ben sperare, tanti ragazzi che sono arrivati, giocatori che hanno comunque calcato anche campi importanti, ci sono tutte le aspettative per risalire, come abbiamo detto già. Che tipo di giocatore sei e in che ruolo ti adatti meglio in mezzo al campo? Sì, la squadra secondo me è ben fornita con giocatori importanti, quindi di giovani promesse, per cui ci sono tutte le possibilità per uscire da questo momento e fare un girone di ritorno adeguato a questa squadra. E riguardo il mio ruolo, posso fare tutti e tre ruoli di centrocampo, un centrocampo a due e un centrocampo a tre. Gli ultimi anni ho quasi sempre giocato davanti alla difesa, ma non c'è nessun problema a fare anche la mezzala dove ho iniziato la carriera in quel ruolo lì. Giocatore di esperienza, sicuramente questo aiuterà anche la squadra da qui in avanti. Che cosa ti senti dire anche a quei ragazzi che forse adesso sono in un momento difficile, vivono un momento difficile qui a Pescara? Sì, è un momento difficile, magari per questi ragazzi giovani che magari sono le prime esperienze, cercherò di essere d'esempio e di aiutarli, spero, nelle poche difficoltà che troveremo. Ecco, nei giorni precedenti tante le richieste per te, che cosa ti ha fatto scegliere Pescara proprio a una settimana dalla chiusura del mercato? Ma ho scelto Pescara perché è una piazza, è una società importante che merita altri palcoscenici e volevo mettermi in discussione, penso che sia la piazza ideale. La squadra non è stata costruita per gli obiettivi iniziali, non erano quelli che la classifica adesso rispecchia, ma penso che lavorando duramente e capendo bene il momento in cui stiamo vivendo, ci sono tutti i presupposti per tornare dove merita. Ecco, per chiudere, se non sbaglio, c'era questo anche l'Ascoli che contendeva il tuo nome al Pescara, due squadre difficili che vivono lo stesso momento. Che cosa ti ha fatto capire che forse Pescara poteva, rispetto ad Ascoli, vivere un momento diverso da qui in avanti? Ma sicuramente, non lo so, sinceramente questo dell'Ascoli io non ho avuto contatti, per cui non so, magari la società o il mio agente, però non sapevo niente. Sono stato informato sabato sera, domenica, che c'era questa possibilità del Pescara e l'ho colta al volo.